Eccoci qui, buongiorno, benvenuti nel nostro spazio del Cucinando con MD. Anche oggi cuciniamo insieme una ricetta, ma gli diamo il buongiorno, sì? Che dite, lo salutiamo? Ma sì! Buongiorno a tutti. Buongiorno, chef. Ciao, cara, ciao. Tutto bene? Benissimo, chef, benissimo. Ti devo dire una cosa. Dimmi, cara. Ti stanno seguendo un gruppo di signore che mi hanno inviato un messaggio sulla mia pagina di Facebook con Mario Adamo. Sì, e hanno chiedono? Detto, che mi dicono, primis, che sei bravissimo. Meno male, sei grazie. Bravo. Grazie. Nel decorare queste ricette, le pietanze sono buonissime, ma che cosa succede? Che loro si riuniscono e fanno a gara attraverso i WhatsApp, loro inviano le immagini insomma di quello cosa. Che tu hai cucinato, per bellissima. Cui mi hanno detto ci saluti perché siamo un gruppetto di noi, ogni giorno ci sfidiamo attraverso il gruppo WhatsApp per dire il mio più bello, il tuo è meno bello, il mio più buono, il tuo è meno buono. Io li saluto un attimino, mi loro associo. Sono ciao Pina, ciao Marilena, ciao Marinella, voi, ciao, ciao Alessandra, e poi c'è la signora Nunzia, insomma è un vero e proprio gruppetto che tutti i giorni cucina. Un bacio in diretta da mattina 9, vi saluta ovviamente anche lo chef Aereo Gigante Buono. Ciao, salutale. Ciao, un bacio. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma se l'ho fatto vabbè, non chiedo venia. Domani vi saluto. Ok, allora scopriamo insieme che cosa Vai, c'è in questa fucsia bag MD, scopriamo. Mamma mia, quante ricette. Allora, quanti ingredienti voglio dire? Allora, pronti? Wow. Insalata mista. Dai, dillo tu che cosa. Oggi insalata mista. Sì, insalata mista. Poi abbiamo il tuo affezionatissimo pan carré. Sì, lo usiamo dappertutto. Esatto. E poi abbiamo ancora il pepe verde. E poi abbiamo ancora il burro, che non può mai mancare nella cucina del nostro chef gigante buono Aereo. E poi abbiamo ancora del pecorino romano. Sì, grattugiato. E poi ieri ve l'ha detto, signora e signori, quello che dovevate comprare al supermercato di MD, dovevate comprare Fesa di vitello, vi ricordate? Ieri lo ha detto in chiusura di questo spazio, comprate la fesa di vitello da MD perché questa sarà la protagonista della ricetta di domani, ovvero la ricetta di oggi. Esatto. Chef, ho paura di aver dimenticato qualche nome di qualcuno, l'ho detto Marilena, Marinella, Maria Pia, Pina, Nunzia, Alessandra. Gelsomina, sì. Gelsomina. No, Gelsomina la devi salutare tu magari. Ciao Gelsomina. Ok, prepariamo insieme la ricetta di oggi. Ma quale sarà la ricetta di oggi? La scopriamo insieme, chef? Vai. Ok, 1, 2, 3, vai con la ricetta. Allora, per preparare una cotoletta alla palermitana al pepe verde occorrono 4 fettine di fesa di vitello, un pacco di pan carré, poi un mazzetto di prezzemolo, 50 g di pecorino grattugiato, del pepe verde in salamoia, burro e una confezione di misticanza, ovvero insalata mista, sale, pepe ed evo, olio extravergine di oliva. Perfetto, mamma mia, chef! Ti piace questa ricetta? Temevo di non riuscire a leggere in tempo. Anzi, facciamo due versioni di cotoletta. Due versioni di cotoletta oggi, quindi la cotoletta con la fesa di vitello. La prima operazione, il rumore. Ok, dobbiamo farci l'impanatura saporita con il pan carré. Sì. Vediamo come prepara oggi la nostra ricetta chef Aereo Gigante Buono. Oggi con le mani. Sì, oggi è più bello, guarda. Sì. E comunque mi hanno detto anche se magari qualche volta puoi utilizzare una nuova misa. Una mise magari con un cappellino un po' particolare va e ogni bene, giorno bene, magari bene, decori il nome di ogni donna, perché ogni donna è importante, per cui ci avete chiesto magari se sigliamo un piatto con il nome di una donna al giorno, quindi magari oggi lo dedichi a Marinella, un giorno lo dedichi a Pina, un altro giorno lo dedichi a Teresa, perché in realtà il nome che poi viene rappresentato e siglato sul piatto va ad essere dedicato a tutte voi donne, perché noi donne siamo importanti, chef. Sì, sempre, senza di voi il mondo è finito. Lo so, perché tu tutti i giorni cucini per noi. Infatti. Quindi grazie. Guarda, pan carré, sì? Ce sai fa. Com'è questa cosa? Pepe verde. Un attimo, chef. Pepe verde. Chef, che cos'è questo ce sai fa? Ti piace? Mi piace cosa? Quello che cucini tu, sicuramente. Pepe verde, sale, aromatizziamo un poco. Ma sarà scritto pepe verde in salamoia, ma che vuol dire? No, è in acqua, okay. Salata. Ok. Un po' di pecorino. Sì. Stiamo procedendo per mixare che cosa? Il pane, il pan carré, il pepe verde, un po' di. Bepiamo un po'. Di parmigiano, che cos'era? Pecorino, no, pecorino. Ok. Perfetto. E il pepe così.
E siamo pronti a questo primo passaggio per preparare che cosa? Questa cotoletta. Questa panatura. Questa panatura. Guarda, com'è la ricetta? Siamo pronti? Cotoletta? Alla palermitana. Cotoletta alla palermitana, allora vediamo. Guarda, ci aiuta un po' così. Ecco, è pronto, vedi? Perfetto. Pronta questa prima panatura per preparare una cotoletta alla palermitana. Non è finita qua? Non finisce, lo so. Ecco, guarda. Lo so che non finisce qua, chef. Qui. Vedi che l'ho lasciato un po' più grassolano? Sì, volutamente. Esatto, perfetto. Ti mettiamo un po' di prezzemolo tritato, sì, che ho tritato precedentemente, per dargli un po' di colore. Sì. E poi un filino d'olio Evo. Evo. Vi voglio far vedere un attimino questo olio, che è l'olio della linea Bio. Bio, l'olio extravergine di oliva, linea Bio. Questi sono prodotti appunto della linea Bio che troviamo nei supermercati di MD ha sempre prodotti in offerta di ottima qualità a un prezzo piccolo piccolo piccolo. Noi vi auguriamo tutti i giorni una mega spesa nei supermercati di MD, quindi buona spesa a voi. E poi sapete che i supermercati di MD sono in ogni dove, per cui non avrete difficoltà a trovare i prodotti. Esatto, c'è tanto, perfetto, tanto, ma tanto, tanto assortimento. Noi, lo chef ha deciso di utilizzare per questo periodo l'olio biologico. Esatto. Però linea biologica. Guarda, allora abbiamo messo l'olio, adesso dobbiamo usare le mani per forza. Abbiamo messo anche un poco d'olio, dobbiamo usare le mani. Guarda, sì, ed è pronto la nostra panatura, vedi? Sì, perché due versioni, ne facciamo una fritta. Due versioni, perché? Perché una perché? Fritta, uh-huh, e una più dietetica. Chissà alla perché griglia. Penso che tu sai qual è la mia scelta migliore. Fritta, sicuramente. Ma penso un po' per tutti. Sicuramente, ma buona anche quell'altra. Sì. Guarda, la fesa risulta un po' lunga come fettina, vedi? Sì. Allora, però facciamo? Cosa facciamo noi? La tagliamo. Sì. Per metà. E la impaniamo, guarda. Qui non c'è bisogno quindi di uova, sai, molte volte per procedere alla panatura è necessario procedimento di uova, di farina prima e uova poi, ma invece in questo caso noi paniamo semplicemente con il miscuglio di pane grattugiato, esatto, pepe verde, pecorino romano e un po' di sale e un po' di pepe. Guarda, ci aiutiamo così? Come ci aiutiamo? Con il nostro batticarne. Il batticarne lo usavano sempre le nostre nonne, invece sì, lo ho anche l'altra versione, vedi com'è bella? Qual è la? Ah, questa qua. Ti piace questa versione questa qua? Questa mi piace. Signore. Più da Halloween questa. Signore, a chi è che piace questo attrezzo? Però? Ovviamente. A qualche moglie. A qualche moglie che insomma dovrebbe aprire un po' la zuccotta, la zucca, insomma, la testa dei mariti, anche quella dei figli, in senso ecco buono però, attenzione. Allora, in senso buono. Calda. Però padella ogni calda. Tanto, sai, quando i bambini alle volte dicono le cose, i mariti che parlano, sproloquiano inutilmente. Non si fa. Una noce di burro, un filino d'olio. Non si fa. Stiamo giocando, si gioca in questo momento. La prima la grigliamo e ci vuole, senza olio, vedi? Sì. L'altra con la padella già calda. Grazie alla regia di Giada De Gregorio, bellissima questa immagine, perché la nostra regista vi sta facendo vedere come si può procedere nelle varianti, in entrambe le varianti, sia quella cotoletta da preparare fritta, ma anche quella semplicemente, esatto, dietetica, che non occorre, non necessita dell'utilizzo di olio dell'Evo. Perché non servire tutte e due insieme? Perché? Dare due versioni nel piatto. Chef, se poi si litigano chi deve assaggiare no, quello o l'altro? No, non esiste. No, No, perché l'unica cosa che mette pace è il cibo. Che regna sovrano all'ora di pranzo. E tu invece, chef Aereo Gigante Buono, regni sovrano qui tutti i giorni a Mattina 9 con le tue buonissime ricette. Piacere, è un piacere per me. È un piacere per noi, sì, chef, sì, devi sì, sapere sì, di averti qui tutti i giorni a Mattina 9. E vabbè, tanti messaggi che ci arrivano di gradimento anche sulla mia pagina Facebook Maria Adamo, ma anche su quelli della nostra trasmissione, la pagina Facebook di Mattina 9. Grazie per i messaggi inoltrati, dove ringraziate chef Aereo Gigante Buono, ma vi avverto che più tardi, tra pochissimo, troverete questa ricetta appunto sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9, non solo questa, esatto, ma tante ricette che ha preparato, tutto. Basta un click, cercate le nostre ricette e preparatele, cucinatele, ma soprattutto godetevi questi ottimi piatti preparati dal nostro chef Aereo Gigante Buono. Guarda, già pronta? No. Incominciamo
a preparare il nostro piatto. Io prima ho grigliato delle patate semplicissime, ecco, non ci vuole nulla, affettare le patate e grigliarle, visto che già abbiamo la griglia pronta, perché voglio impiattarlo con tutte e due le versioni. Stiamo già decorando ed ecco che le signore che ho menzionato prima, Marinella, Maria Pia, Alessandra, Pina, la signora Nunzia, adesso fanno a gara a chi decora meglio il piatto, chi lo va a decorare in maniera più brillante, più estrosa, più originale, però seguendo sempre la linea guida del nostro chef gigante buono, Chef Ferio. Lui ha utilizzato quindi le patate, le ha semplicemente affettate, come avete visto, e le ha semplicemente grigliate, utilizzando la stessa padella che in questo momento state vedendo cuocere, insomma la cotoletta dietetica. Quindi una lista di patate deposte in fila indiana, affiancate da questa misticanza che vi ho annunciato appunto nel menu che avete visto sull'Edward. Poi la personalizziamo l'insalata, in questo caso io gli metto due noci. Sì, poi scopriamo insieme che cosa ci rimette, chef. Guarda com'è bella. Le noci, poi. Ho tagliato un bel pomodorino. Ma quanto sei bravo, comunque se volete mangiare sul serio, mangiatele sul serio, nel senso che dovete andare a mangiare sul serio. Dovete recarvi a Nola, al suo ristorante Mangiando sul Serio, che appunto detto si trova a Nola, e lì conoscerete anche Chef Ferio Gigante Buono. Manna. E lì personalizzerà i piatti. Guarda, gli aggiungiamo un po' di glassa di aceto balsamico, semplice, che anche questo abbiamo fatto. Fai rivedere come è fatto? Manna, semplicissimo. Prima mettiamo dall'altra parte, guarda. Fai piano piano. Eccolo lì, la targhetta Chef Ferio Donizetti. Abbiamo inserito anche un po' di glassa. E siamo pronti per decorare, quindi una fettina, una lista di patate affiancate da questa misticanza, cosparso dei pomodorino a cubetti fresco e poi aggiunto sopra appunto questa come linea bella di glassa prosciutta, vedi? Bella dorata. Questa è quella lì. Questa è quella alla griglia. Alla griglia, ma che idea! Mamma mia! Ma voglio fare, ti ricordi ieri abbiamo usato il pesto? Sì. Facciamo una versione, quella dietetica è la dietetica. Gli aggiungiamo. Questa è quella dietetica? Una pennellata di pesto. Ma io veramente non ho parole per. Non riesco a trovare le giuste parole per complimentarmi e lodare i menù quotidiani del nostro chef. Signore, pubblico di Mattina 9, ma qui davvero abbiamo una perla culinaria nella nostra cucina, Quello che noi vi consigliamo di cucinare tutti i giorni attraverso i prodotti e gli ingredienti di MD sono dei menù unici, non solo nella composizione, ma nell'utilizzo degli ingredienti del menù, ma anche nella preparazione, e non è cosa da poco. Ecco qua. Abbiamo finito? Et voilà. Wow. Visto com'è bello? Talmente bello questo piatto che mi dispiace. Bello, completo, può essere anche un piatto unico, veloce. Mamma mia. E due versioni con un solo tipo. Io ho capito qual è, vuoi indicare qual è la parte dietetica? Dietetica ben poco. Questa è un eufemismo, esatto. È un eufemismo dire che è dietetica, vabbè. Però non ci sono aggiunti di grassi. No. Questo. Quindi questa qua è quella fatta alla griglia e questa qua è quella ripassata in padella con una noce di burro e olio Evo. E questa invece? Questa è una cialdina di pane, ecco, che io ho fatto giusto per. Giusto per, questo giusto per oramai ha detto veramente tutto. Noi ringraziamo il nostro grandissimo, bravissimo, preparatissimo chef gigante buono. Vedete la ricetta sulla nostra pagina di Mattia 9. Su Facebook. Grazie, chef. Ciao a domani. Chissà domani che cosa preparerà? Curiosi? Verza! Comprate la Verza! Restate con Mattia noi perché dobbiamo salutarvi, Verza, compratela da MD. Ciao, chef, ciao, grazie. Ciao.